Sì, assolutamente sì, un grande sì, lo ribadiamo sì. Non è stata una bella partita, no, non lo è stata, non lo è stata, perché se fino all'81esimo, 80esimo, 82esimo ti caghi addosso giocando in casa tua, cioè ti caghi addosso io tifoso, i tifosi si cagano addosso guardando una partita che giochi in casa tua contro la seconda peggior squadra del campionato italiano. Capisci che non può essere stata una gran partita, perché vincevi 1-0 e non sei ancora stato capace di chiuderla quella partita. Dall'altra parte, io vi invito a lasciare 1 miliardo di mi piace a questo video, 1 miliardo sono forse pochi, perché chiudiamo l'anno veramente in una maniera da favola, impronosticabile probabilmente fino a 2 ore fa o al fischio d'inizio di questa partita. E scaricate OneFootball, link per scaricare OneFootball lo trovate qui sotto in descrizione, perché voglio sapere assolutamente che cosa diranno i protagonisti nel post partita, perché ci sono tante, tante, tante cose da dire oggi, tante, tante cose da dire. Allora partiamo dagli altri, che non è nemmeno il Cagliari, è l'Atalanta, che a Genova fa 0-0, fa 0-0, perché io sono, ragazzi, cioè mi dispiace continuare a dire questa cosa. Io tra una bella prestazione e risultato mi continuo a prendere il risultato ed è inutile che la gente mi venga a dire e no, smettila di pensare così, il tuo pensiero è sbagliato. No, il mio pensiero è giusto finché lo penso io come il tuo è diverso dal mio, ma è giusto lo pensi te. Non c'è un giusto o sbagliato. Io guardo la classifica e stasera sono contento perché vincendo 2-0 col Cagliari, sebbene non abbia fatto una bella prestazione, prendo 3 punti e l'Atalanta fa 0-0 e rimane a più 4 dalla Juventus. 4 punti, 4 punti, ne abbiamo fatti 6 noi nelle ultime due partite, l'Atalanta 1. E questa continua montagna russa che è quella follia del campionato italiano di quest'anno. Adesso vediamo le altre. Adesso vediamo le altre perché dietro partite banali o sulla carta facili come il Genoa, l'Atalanta, la Salernitana, si può nascondere di tutto. Si può nascondere di tutto. E quindi stasera sì, ci prendiamo i 3 punti. Sottolineiamolo, la prestazione non è ancora ottimale. La Juventus non è in grado di creare un gran numero di occasioni da gol pulite. La Juventus non è in grado di chiudere le partite. Questa è la cosa che mi manda più nei matti in assoluta. La Juventus non chiude le partite. Questo è un dato di fatto ed è per questo che vi continuerò a ripetere fino allo sfinimento, fino alla volta stomaco, che secondo me ci serve un attaccante, un finalizzatore, un centravanti, un bomber, chiamatelo come volete, un numero 9, quello che volete voi, quello che volete voi. Ma ci serve un giocatore in grado di fare anche dei gol sporchi. L'1-0 di stasera è un gol sporco, perché il gol di Moise Kean nasce da una deviazione di Bernardeschi su un tiro, perché voleva tirare, la palla finisce lì, poi Kean è anche lesto, bravo, veloce a toccare, deviare quel pallone in gol, quindi gol fortunoso, se vogliamo, come eravamo stati sfortunati pochi minuti prima, invece sul palo sempre di Moise Kean. Ancora troppo poco? Certo, alla grande, pochissimo. Pochissimo perché, lo ribadisco, il Cagliari è la seconda peggior squadra di questa Serie A e addirittura stasera arrivava con tante assenze, cosa che avevamo anche noi, perché noi continuiamo ad avere un sacco di giocatori fuori, un sacco di giocatori che non giocano e che sono titolari in questa Juve. È inutile che continuiamo a prenderci in giro, è così, ma non è sicuramente questo il motivo per cui la Juventus sta continuando a far fatica, perché questa Juventus continuerà a far fatica da qui alla fine dell'anno, anche passando al mercato per quanto mi riguarda. Poi, se arriverà un centravanti, ci si riuscirà a fare qualcosa di un po' più semplice, ma questi problemi rimarranno da qua alla fine della stagione. Poi questa è la mia posizione, magari non è così, sono contento di rimangiarmi tutto a un certo punto, però io adesso, no, cioè lo sapete dove stiamo andando a parare, cioè è inutile che ci prendiamo in giro, arriviamo lì. Arriviamo a parlare di quel giocatore lì, che sicuramente in qualche modo è inserito nel titolo, che è Federico Bernardeschi da Carrara. Cosa si deve dire di Federico Bernardeschi da Carrara? Parto con le parole forti. No, non lo rinnoverei. Sicuramente non lo rinnoverei a questa cifra, ai 4 milioni, 4 milioni e mezzo che prende in questa stagione. E anche al ribasso bisognerebbe ragionarci. Perché bisognerebbe mettergli in testa che rimane una seconda linea, perché Bernardeschi non può essere titolare della Juventus. Bernardeschi rimane di livello di seconda linea, di riserva della Juve. Questo scolpitelo nella pietra, fatelo, perché la Juventus non può dipendere da Bernardeschi come titolare, ma
ma queste sono cose che derivano da anni e anni di prestazioni di Bernardeschi, anni e anni di Bernardeschi all'interno della rosa della Juventus, ed è per questo che sono arrivato a formulare questo pensiero. Ma ad oggi, come vi dicevo ieri sera nel tweet, at the moment, al momento, ATM, Federico Bernardeschi è il giocatore più performante della Juventus. O ditemi di no, continuate a dirmi di no, non mi interessa, ma Bernardeschi continua ad essere il giocatore più performante della Juve, tra un numero indefinito di assist ormai, il miglior assist man della Juventus, stasera trova anche il gol, stasera aveva fatto un paio di giocate e aveva fatto ammonire due giocatori avversari, sul gol vanno a triplicarlo, stasera si passava sempre da Bernardeschi, tutti i compagni andavano a cercare Bernardeschi, e stasera, poi, ecco il Cagliari è scarso, Bernardeschi non è, sì, e non è il futuro della Juventus, ed è stato pagato troppo, e guadagna troppo, sì, ma questo è un discorso diverso, il fatto che oggi Bernardeschi invece stia rendendo bene, ragazzi, se non vogliamo ammettere siamo in malafede, cioè qua c'è poco da girarci intorno, un conto sono le opinioni, un conto sono i fatti, e i fatti del momento stanno fotografando un Bernardeschi che sta trascinando letteralmente la Juventus, perché è indubbio, guardate gli ultimi 10 gol che ha segnato la Juve, contatemi in quanti Bernardeschi ci mette lo zampino. Poi se vogliamo ignorarla, questa cosa ignoriamola, ma ad oggi, per quanto seconda linea, per quanto sia una Juve mediocre, per cui si esalta la mediocrità di Bernardeschi all'interno di questa Juve, che quando torneranno i titolari saranno loro, non sarà Bernardeschi, quello che volete, ma ad oggi è così. Fine. Punto. E al di là di questo, la Juventus da novembre ad oggi sta raccogliendo un sacco di risultati veramente importanti. Cioè, questo è sotto gli occhi. Questi sono dati di fatto. Poi, bisogna crescere? Certo. Abbiamo giocato bene? No, non mi è piaciuta la partita di stasera. Al 90esimo me ne frega qualcosa? No, penso che abbiamo concluso l'anno nel migliore dei modi, vincendo una gara che dovevamo vincere per forza di cose. Mi auguravo anche con 3, 4, 5 gol, me lo auguravo, cioè lo sapete, ve l'ho sempre detto, io spero che sarà così, ma immagino una partita un po' complicata perché conosco i miei polli, perfetto, ma soprattutto con l'Atalanta che frena Genova, e mai come questa sera dobbiamo essere contenti di questi tre punti qua, ragazzi, con l'Atalanta che frena Genova, io lo so. Lo so, è giusto, ma è giusto, attenzione, perché è giusto dirmi, però la Juve deve migliorare, la Juve non ha... questo è giusto da dire, ma se poi la dolcezza dei tre punti, la dolcezza del risultato vi passa in secondo piano perché c'è da farsi il sangue amaro perché abbiamo giocato male, io non sono d'accordo, io sono d'accordo sul criticare la prestazione, sottolineare gli errori, cercare di migliorare, capire dove si è sbagliato per non sbagliare più in futuro, essere critici, quello che volete, ma poi esultate per la vittoria ed esultate nel vedere un giocatore come Bernardeschi che in anni e anni e anni di difficoltà finalmente qualcosina ce lo sta facendo vedere, e siate contenti per un ragazzo che ha patito anche tanto. Da noi tifosi io mi metto primo nella lista, mi metto in prima fila, perché lo sapete, da 2 anni che dico Bernardeschi è questo, da Bernardeschi non mi aspetto niente, perché ho visto tutto quello che ha fatto in questi anni, se poi qualcosa in più arriva gli riconoscerò i meriti, e adesso glieli riconosco. Bravo Bernardeschi, sono felicissimo di poterlo dire, e non per una partita ogni tanto, e non per, no, per un filotto di continuità, è diventato una costante. Poi ribadisco, merita il rinnovo, bla bla bla, questi sono discorsi a parte che non ho citato e di cui non voglio nemmeno parlare adesso, perché adesso non ha senso mettersi qua a parlare del rinnovo di Bernardeschi, proprio l'ultima cosa da fare. Nel mese di dicembre potrebbe essere l'MVP della Juve, eh? Bisognerebbe stare lì un attimo a riguardare tutto quello che è accaduto, ma potrebbe esserlo. E quindi niente, signori, stacco, sono felice di questa vittoria, sì, felice della prestazione un po' meno, però era importantissimo stasera vincere. E col pareggio reti bianche di Marassi, un autentico miracolo sportivo per noi, andiamo a letto ancora più felici, eh? E ci facciamo le vacanze di Natale a guardare quella classifica e far la lista. Rimpianto 1, rimpianto 2, rimpianto 3, rimpianto 4, rimpianto 5. E ancora una volta non perché non si è giocato bene in quelle partite, ma perché non sono arrivati i risultati, non sono arrivati i tre punti.
la classifica alla fine è fatta di quelle robe lì.